Anche tu così presente, così solo nella mia mente, tu che sempre mi amerai. Tu che giuri e giuro anch'io, anche tu amore mio, così certo e così bello, anche tu diventerai come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Buonasera, è nostro ospite Giuseppe Di Pangrazio. Buonasera, architetto Giuseppe Di Pangrazio, consigliere comunale di Avezzano. Giuseppe Di Pangrazio è nato a Paterno, è la frazione di Avezzano che gli dà un buon numero di voti, mi pare, e è in politica sin da ragazzo, mi pare. Con chi hai cominciato? Come hai cominciato? Più che in politica sin da ragazzo, la passione per la politica, la passione per le cose che interessano noi tutti, insomma, questa ce l'ho sempre avuta sin da ragazzo, ma la prima esperienza vera e propria, diciamo, il mio ingresso in politica attiva risale al 2001, quando sono stato eletto come consigliere nell'amministrazione della città di Avezzano, e da allora ho continuato e circa un anno fa ho ripetuto la seconda elezione, ecco, quindi dal 2001 è l'ingresso, diciamo, ufficiale attivo. Con quale lista nel 2001? Nel 2001 partecipai alla formazione di una lista civica chiamata Liberal Abruzzo, vennero eletti 4 consiglieri comunali, un ottimo risultato perché ci presentammo alla città con un buon programma autonomo, distante, diciamo, dalle logiche un po' superate allora, anche se condivisa da gente dei partiti, però tentammo di rappresentare uno spaccato, diciamo, di società civile che portava avanti delle istanze poco rappresentate dai partiti storici e invece con molte esigenze e molte risposte che si aspettava la gente, la città di Avezzano. Ecco perché avemmo allora un ottimo risultato. Poi sei passato alla Margherita? Sì, la seconda, diciamo, candidatura l'anno passato è stata con la lista La Margherita, dove abbiamo fatto una coalizione di centrosinistra, candidando a sindaco della città di Avezzano il dottor Gino Milano. Abbiamo perso le elezioni, nonostante ciò continuiamo, abbiamo fatto un buon raggruppamento in consiglio comunale, facciamo diverse azioni politiche e sociali a favore della gente, insomma, ecco, lavoriamo e operiamo per il bene di questa città. Come e del gruppo territorio. Del PD, del Partito Democratico, perché la Margherita è confluita nel PD. Sì, questo è avvenuto circa 5 mesi fa al Comune di Avezzano, abbiamo, diciamo, formato un unico gruppo consiliare, il gruppo del Partito Democratico, quindi ritengo anche una cosa, un messaggio positivo per la città, dove 3 partiti sono confluiti in un unico, diciamo, contenitore, ma più che contenitore, 3 esperienze, 3 culture, diciamo, hanno trovato sintesi nel gruppo del Partito Democratico. Quindi in consiglio comunale sei il capogruppo del partito di opposizione, sei il capo dell'opposizione. Da noi non è che esistono capi, da noi esiste... Ma io direi che non esiste l'opposizione. Beh, più che non esistono opposizioni, non esistono capi, esiste il capogruppo perché, diciamo, che è il responsabile di un gruppo, che oltretutto è il gruppo più numeroso al nostro comune, è un gruppo di 8 consiglieri, che comincia a fare opposizione, la gente avverte l'opposizione che facciamo, questo non è vero, io posso ricordare alcuni degli interventi che noi abbiamo fatto un intervento importante che è quello facendo reagire anche la popolazione, la città, su un prima il mega impianto, le famose torce al plasma che volevano fare giù presso il sito del consorzio industriale, noi lì
abbiamo fatto aprire un dibattito molto interessante, dibattito che poi ha sposato anche la maggioranza del nostro comune, ma ha sposato la maggior parte della cittadinanza, e per il quale abbiamo sostenuto che nulla andava negato a nessuno, ma nulla andava detto di fare a qualcuno se non dopo aver avuto dei risultati di conoscenza attraverso la scienza, quindi risultati scientifici. Abbiamo fatto anche altre battaglie, ricordo l'ultima, che è quella, l'ultima struttura che si voleva fare giù allo stesso sul sito industriale, che riguarda un altro impianto a biomasse, dove abbiamo aperto pure lì un buon dibattito, un ottimo dibattito, che è terminato con una bellissima conferenza stampa tenuta 2 settimane fa proprio sul luogo dove doveva sorgere questo mega impianto, e quindi nella località Borgo Incide, dove attraverso questa conferenza stampa, dove abbiamo coinvolto sin anche la provincia, la nostra posizione è stata quella di dire che si riapra il tavolo ministeriale, che il Ministero riconvochi le parti e che faccia partecipare questa volta anche il Comune di Avezzano, cosa che non fece alcuni anni fa, quando si arrivò all'accordo per la cessione, la cessazione, diciamo, dell'attività e la riconversione dell'ex zuccherificio di Celano, dove allora l'amministrazione comunale di Avezzano, o meglio la città di Avezzano, non venne coinvolta. Non si capisce ora come, senza il coinvolgimento allora della città, si voglia fare qualche cosa nella città di Avezzano. Noi diciamo non che non si deve fare, ma che si riaprano, diciamo, i tavoli e che il Ministero riconvochi anche la rappresentanza di questa città. D'accordo. In sostanza questa città vuole contare, vuole partecipare, vuole programmare il proprio territorio. Questo è quello che sosteniamo nel Partito Democratico. Quindi delle battaglie le facciamo, che queste battaglie poi non vengano trasmesse o riprese, e quindi non c'è una cassa di risonanza tale che l'opinione pubblica, il cittadino lo venga a sapere, questo per noi importa, ma poco importa. Quello che importa è che noi facciamo il nostro dovere, a votare ci andrà quel cittadino che non sa che cosa è successo in 5 anni. Piano piano questa città capirà, e a tal proposito noi pensiamo che questa città non è che debba essere governata dal centrodestra o dal centro-sinistra in una maniera così netta e chiara. Questa città dovrà essere governata in futuro da chi avrà idea di fare un progetto utile di organizzazione e di sviluppo di questa città così importante, che noi non riteniamo che sia una grande città in senso numerico, ma che è una grande città per altri parametri. Ad esempio, noi siamo convinti che va organizzato un progetto di questa città in relazione delle due grosse, noi le chiamiamo metropoli, Roma e Pescara. Questa città sta al centro, questa regione che è la Marsica, microregione che è la Marsica, questo territorio che è rappresentato da questa città, potrebbe e dovrebbe, deve secondo noi svolgere un ruolo importante proprio in funzione di essere baricentrico come territorio rispetto alla capitale d'Italia e del mondo che è Roma, e la grande città che si affaccia sull'altro lato del Mediterraneo che è Pescara. Se noi riusciamo a fare un progetto utile e che faccia comprendere, io dico alla Regione Lazio, alla Regione Abruzzo, ma anche al Governo, dell'importanza di questa città, che diciamo che è il punto, il nodo di passaggio, non dell'autostrada o della linea ferroviaria, ma è il nodo di passaggio di una serie di vettori che vanno dalla cultura, all'informatica, allo sport e ad altro. Avezzano avrà un suo ruolo in futuro. Sì, ma noi questa non è un'idea nuovissima. Noi pensiamo che la città premierà chi sarà in grado di mettere in cantiere questo progetto. Non vorrei che fosse solo un'espressione geografica questo discorso. No, questo dico non è un'espressione geografica. Perché, ripeto, l'idea non è nuovissima. Già Spallone ne aveva fatto un cavallo di battaglia, solo che erano parole, perlomeno sono rimaste tali. Il problema è che io non discuto sulla bontà di certe idee, di certi progetti, il problema è che questo messaggio non arriva alla gente, la città vi ignora. Io non vedo un manifesto in giro del Partito Democratico, o no? O sono distratto? Non è che la politica si fa solo, in parte ha ragione, però non è che la politica si fa solo attraverso i manifesti, la politica si fa anche attraverso la comunicazione. Anche la comunicazione, ma mi pare, ma questo lo posso attestare, oramai sono mesi che non passa settimana che componenti del,
del gruppo in consiglio del Partito Democratico, come l'avvocato Verricchia, il consigliere architetto Fabrizio Amatili, il dottor Milano, il dottor Tinarelli, l'amico Alessandro Barbonetti, il dottor Vincenzo Paio, ma tutti quanti stanno quasi tutte le settimane, almeno a turno, sulla stampa locale, sulle varie problematiche. L'ultimo messaggio che ho letto, che l'ho firmato pure io, l'ultimo comunicato, è di l'altro ieri, che parlava di una questione molto importante risolta presso il nostro ospedale, sul campo della sanità. Quindi, come vedete, noi siamo molto attenti. Ripeto, noi pensiamo che la politica del futuro è quella di fare un progetto, e governerà chi sarà in grado di aggregare più soggetti che sposano quel progetto. Fra due mesi si vota per il nuovo Consiglio regionale d'Abruzzo. E tu partecipi a questa campagna elettorale o addirittura alle elezioni? Ebbene sì, questa è una novità, perché è di oggi. Io partecipo e colgo l'occasione anche per dirlo, penso che, non so se posso permettermi di dare questa notizia. Le notizie vanno sempre date. Il 19 di ottobre il Partito Democratico terrà le elezioni primarie in tutto l'Abruzzo, e quindi anche della nostra provincia e della nostra circoscrizione, che è la Marsica. Io sono uno dei candidati per accedere poi alla lista che formerà il Partito Democratico per le elezioni regionali, che si terranno il 30 novembre e il 1 dicembre, quindi il 19 di ottobre, diciamo tra due settimane, nella nostra Marsica saranno allestiti i seggi del Partito Democratico per andare a votare, e quindi i cittadini potranno, questa novità, che potranno scegliersi i candidati che vorranno nella lista per le elezioni regionali. Io sono uno dei candidati, penso di essere uno dei due candidati di questa città, quindi un invito per chi vuole a votarmi, ecco, a partecipare, a partecipare, sì, sì. Mentre, a proposito di notizie, il candidato presidente come verrà scelto? Per candidato presidente, diciamo che è un po' lo stesso ragionamento che io facevo prima. In Abruzzo noi abbiamo lavorato molto. Il candidato presidente, naturalmente, per comporre una coalizione ampia che condivida un programma che possa essere interessante per il nostro Abruzzo, perché io ritengo che in questa fase noi dobbiamo superare, fare un salto di qualità rispetto al passato. Per fare il salto di qualità ci vuole un grande ragionamento. Il sindaco di Pescara, il dottor Luciano D'Alfonso, che è anche segretario del nostro partito, sono quattro settimane di seguito che tiene, organizziamo delle belle conferenze a Pescara dal titolo Combattimento di Idee, proprio per capire quale deve essere il programma e quali devono essere le nuove idee di questo nostro Abruzzo, che deve diventare protagonista. Essendo l'Abruzzo una regione di centro rispetto all'Italia, quindi una regione di cerniera per quanto riguarda il nord e il sud, è anche una cerniera per quanto riguarda i paesi che si trovano nell'altro lato del nostro mare Adriatico, e quindi paesi in via di sviluppo. Quindi, se noi immaginiamo ciò che sta accadendo di là, ci immaginiamo quanto è importante il ruolo, e quando sarà importante il ruolo di questa regione. Noi tendiamo di programmare e di progettare qual è il ruolo di questa regione. Intorno a questo programma e a questo ruolo abbiamo notato che c'è una grande attenzione da parte anche del Partito dell'Unione dei Democratici di Centro, dell'UDC, e quindi con questo partito noi stiamo ragionando. Abbiamo notato che c'è una grande attenzione anche dell'Italia dei Valori, che in un primo momento aveva preso, diciamo, una posizione molto rigida sul candidato presidente, adesso riflette, se non sul candidato presidente, ma riflette sulla bontà del programma che noi stiamo mettendo in campo. È di questa mattina, diciamo, e lei lo sa, la notizia di Di Pietro a Pescara, che naturalmente sostiene la candidatura di Costantini. Sostiene. Noi riteniamo che anche Costantini è un candidato di valore, però vogliamo ragionare fino in fondo sul candidato presidente, soprattutto su quale candidato presidente può incarnare l'anima vera del portatore di questo programma, anima vera che va dai moderati, degli amici dell'Unione Democratica di Centro,
fino agli amici dell'estrema sinistra. Ma se Di Pietro, se la lista dell'Italia dei Valori va da sola, toglie voti o aggiunge voti al centro-sinistra? Beh, è ovvio, mi sembra chiaro che se partecipa la lista dell'Italia dei Valori con la coalizione intera di centrosinistra, noi abbiamo una qualche possibilità in più, diciamo, su questa campagna elettorale di essere maggioranza con il nostro programma per la nostra regione Abruzzo. Immagino che se l'Italia dei Valori si presenta da sola sicuramente raccoglie qualche voto in più rispetto allo stare in coalizione con noi. Però poi non si tratta di chi raccoglie più consensi, qui si tratta di capire come governare meglio questa regione. Allora, io dico che gli errori nel passato sono stati. Le macerie del passato. Le macerie, i terremoti del passato ci sono stati. Questo è il motivo portante per il quale noi diciamo che l'Abruzzo deve svolgere un ruolo diverso, deve tornare ad essere l'Abruzzo importante, l'Abruzzo della grande progettazione, della grande programmazione, delle grandi opere, della grande sostanza che era l'Abruzzo quando era governato da uomini come il ministro Remo Gaspari ed altri, ecco, per essere chiari. Allora, siamo alla conclusione. La tua partecipazione alla competizione regionale non ti farà dimenticare Avezzano e Paterno? Paterno sta nel cuore. Avezzano sta nella mente. Diciamo, non solo nella mente, ma nell'altra parte del mio corpo. Io sono avezzanese, insomma, ecco, questa è la verità. Paterno è una frazione di Avezzano, è il mio paese dove lo frequento tutti i giorni. Avezzano è la mia città, la Marsica è il mio territorio. Penso di poter rappresentare, spero, mi auguro, in una maniera giusta, utile, questo territorio, ma questo saranno solo i cittadini a decidere, non sono io che posso giudicare il mio operato. Spero che i cittadini possano giudicarlo nel bene e nel male. Ecco, grazie. Ecco, basta così, altrimenti sconfiniamo in campagna elettorale. Prego. Grazie all'architetto Giuseppe Di Pangrazio, che era qui solo in veste di capo del partito di opposizione al Consiglio Comunale di Avezzano. Grazie Di Pangrazio, grazie a voi. Grazie e buonasera a tutti.